L'Italia si è qualificata per la finale di Coppa Davis interzone. Ai 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 ai, Panatta che cerca di picchiare qualcuno, molto disdicevole. I suoi atteggiamenti lo fanno apparire antipatico con il suo tennis e fa. Bertolucci, in parole povere, lei così giovane è già così pigro. Da giocatore individuale siamo sempre arrivati all'appuntamento e siamo stati una squadra unita, forte. Che si dica che c'erano le fazioni, il romano, il ciuffo, l'altro friulano piemontese, che anche un po' forte marmino, rompiballe, mi ha mandato a quel paese e lui poi se la piega con me. Essere una squadra vuol dire questo, però. Molto fastidioso, insopportabile, un bel bastardo, io t'ammazzo. Parole sui giornali, ma la verità è che noi eravamo una squadra. Questo show di Panatta. Noi lo chiamavamo Barracuda, era come muro cinese, non sbagliava mai. Si qualifica per la finalissima di Coppa Davis. Accesa polemica sull'incontro di Coppa Davis a Santiago fra Italia e Cile. Ci sono armi migliori delle racchette per abbattere le dittature. Intratteniamo regolari rapporti con il Cile. Perché è proprio Panatta, non lo vogliamo esportare. Ci fu uno sdoganamento del tennis negli anni 70. A vincere la Davis e giocare altre tre finali. Il macellaio, il postino, l'ambasciatore, giocavano tutti Panatta a te. E Bertolucci hanno liquidato. Campioni della racchetta, autentici grandi campioni.